6 novembre 2021, grazie al vostro lavoro, abbiamo potuto inaugurare la passeggiata Virginia Woolf a Lodi. Un momento istituzionale importante, un segno che voi avete lasciato nella storia di Lodi, grazie ad azioni di cittadinanza attiva, ma che non si è esaurito in quel momento. Perché il lavoro corale fatto da circa appunto 200 studenti con la guida interdisciplinare di diverse docenti coordinate da Giordana Pavesi ha oggi aggiunto un nuovo step, come se voi studenti aveste superato un nuovo livello di abilità. Lo dimostrano i pannelli della mostra itinerante, stampati grazie all'impegno, tutt'altro che scontato, dell'Associazione Genitori. Lì c'è la storia del cagnolino Flash, ci sono i vostri disegni e i vostri riassunti del romanzo di Virginia Woolf con gli audio registrati in modo davvero molto professionale in italiano e in inglese. Quegli stessi pannelli dotati di QR code che, come avete già detto, dovranno poi essere installati tramite totem lungo la passeggiata Virginia Woolf per accompagnare chi si trova a fruire dell'aria verde con la storia di Flash, ricca di colpi di scena, e della sua la padrona, la scrittrice Elizabeth Barrett Brown. Noi del Virginia Woolf Project siamo orgogliose di avervi affiancato in questo percorso, dandovi soprattutto supporto per la parte tecnica, e ringraziamo in particolare le docenti, il preside e anche Raffaella Botti dell'Associazione Genitori per aver concertato questo lavoro e per averlo fatto, come bene ha evidenziato Giulio Fusari, con la canzone rap che vi ha fatto vincere pochi giorni fa il premio nazionale di Emergency, con cura. Cura che è sinonimo di passione, impegno e un po' di fatica, senza accontentarsi di un solo risultato, dell'intitolazione, ma portando valore aggiunto, come i pannelli della mostra e come questa panchina, colorata di viola come viola sono i colori del Virginia Woolf Project, su cui avete apposto una targa con una citazione della scrittrice perché sia di ispirazione alle future giovani lettrici e lettori in questo nuovo cortile dedicato alla lettura creativa, che Virginia avrebbe amato. Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente senza fine, è la frase tratta da Diario di una scrittrice del 1953, scelta per essere incisa sulla panchina. Anche noi pensiamo che leggere sia il paradiso, e che leggere Virginia Woolf, che all'inizio del Novecento ha cambiato i canoni della letteratura, del femminismo e del pacifismo, lasciandoci testi più che mai attuali, possa anche aprire le nostre menti e regalarci delle riflessioni importanti, ricche anche di bellezza e non prive di ritmo e di ironia, come in Flash. Ricordo, in ultimo, che tra marzo e aprile, all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, alcuni docenti dei capsulari hanno partecipato, a titolo personale, ma a dimostrazione del loro sincero impegno, alla staffetta di lettura contro la guerra, nella versione integrale delle tre linee, promossa da noi del Virginia Woolf Project, in cui Virginia Woolf, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, riflette su come prevenire la guerra ormai alle porte. E le cose da cambiare nella nostra società per evitare i conflitti sono ancora tutte lì, su quelle pagine. Bisogna solo cominciare a metterle in pratica. Grazie ancora a voi tutte e tutti, e noi del Virginia Woolf Project abbiamo voluto ringraziarvi con un piccolo omaggio, il libro di Flash per la vostra biblioteca. In questa scuola, perché i miei figli hanno frequentato questa scuola ben 18 anni fa, l'ultima, e mi sono felice di questo progetto. E oggi rappresento, scusate, leggo perché non sono capace di parlare a braccia. Oggi rappresento sia il comitato Snot Lodi che l'associazione toponomastica femminile. E se non ora quando Lodi, Comitato Territoriale Lodigiano, è un movimento che fa parte del coordinamento nazionale dei comitati SNOC e che si impegna affinché l'Italia diventi un paese più per bambine, ragazze e donne. Mettiamo in campo a più livelli iniziative concrete finalizzate sia a dare risalto all'apporto della figura femminile nella società,
sia a dare ascolto e supporto alle donne che hanno necessità di confronto e di informazioni. Di concerto con altre realtà come Centro Antiviolenza, Toponomastica Femminile, IFE, Virginia Woolf, abbiamo promosso negli anni incontri con esperti su approfondimenti tematici, presidi, marci di sensibilizzazione, flash mob, dipingiamo panchine rosse, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Organizziamo mostre itineranti come Da Grande Farò, Madre Costituenti, che sono già state esposte in questa scuola negli anni precedenti. E proponiamo soprattutto insieme a Toponomastica Femminile intitolazione di strade e valorizzazione di figure storiche femminili, corsi di aggiornamento professionale con l'Ordine dei giornalisti contro narrazioni tossiche e con il Ministero dell'Istruzione sul linguaggio di genere e stereotipi, di scritture su Wikipedia contro il gender gap, video lezioni dalle scuole, facendo inoltre sentire la nostra voce tramite comunicati o raccolte firme. Vogliamo solo sottolineare l'importanza di educare a cambiare il linguaggio, perché troppo spesso ancora le vittime di femminicidio sono descritte come colpevoli e i loro carnefici come vittime. Invece l'associazione Toponomastica Femminile promuove il concorso sulle vie della parità in tutta Italia, giunto quest'anno alla 9ª edizione, e con l'intento di giungere a momenti significativi come questo di oggi, valorizzando questo bel progetto scolastico, passeggiando con flash dedicato a Virginia Woolf. L'obiettivo della nostra associazione è sensibilizzare la comunità alle questioni di genere nella direzione di diminuire l'enorme gap che vede ogni 100 strade intitolate a uomini in media solo 7 intitolate a donne. Per questo è importante l'intitolazione non solo di strade o piazze, ma di tutti quei luoghi pubblici come parchi o giardini, come in questo caso la passeggiata a Virginia Woolf e questa panchina di lettura. Così chi li frequenta può leggere tanti che valorizzano le tratte delle donne nella società. Siamo orgogliosi di aver collaborato a questo progetto con la professoressa Giordana Pavesi e tutta la scuola, e ci complimentiamo con tutta la scuola, con i ragazzi, gli insegnanti e l'associazione dei genitori.